e 28, 14 e 28 il tempo di Zuller, 14 e 48 il tempo di Gonciar, 14 e 53 quello di Tonkov, 15 e 04 Dominguez, 15 e 06 Kamenzind, 15 e 09 Velo, 15 e 12 Savoldelli, Pantani 15 e 19, il che vuol dire che Zulle ha guadagnato 51 secondi, Zulle ha guadagnato 51 secondi nei confronti di Pantani al Gran Premio della Montagna all'undicesimo chilometro, mentre vedete passare Andrea Noè. Allora, sino a questo momento cosa ci ha detto questa tappa? Cassani. Ci ha detto che Zulle va come ci aspettavamo, sta dando, più di 4, inquadrato. Sta dando più di 4 secondi al chilometro a Pantani, vuol dire che... Ecco, queste sono le cose che contano. Vuol dire Pantani che... Pantani perde 4 secondi più, al chilometro. Di più di 4 secondi, vuol dire che Zulle potrebbe raggiungere Pantani e quindi dare circa 3 minuti a Marco Pantani, mentre Tonkov più o meno sta marciando con lo stesso passo di Marco Pantani. Fra l'altro questo era il tratto in salita, quindi che poteva sfavorire in modo minore sia Tonkov che Pantani. Ho il timore che adesso, questo qui, adesso vanno via, uno come Zulle va via 55-56 orari, Pantani non penso che possa fare quella velocità, anzi. Pantani che aveva detto sarebbe stato meglio che Zulle fosse partito con un ritardo di 2 minuti, avrei potuto avere un punto d'appoggio estremamente utile. Con 3 minuti, Zulle quando secondo te raggiungerà Pantani? Lo può raggiungere negli ultimi 7-8 chilometri, però adesso diventa importante il secondo rilevamento. Secondo rilevamento sono 11 chilometri dal Gran Premio della Montagna all'intergiro, tutti in leggera discesa. In questo tratto Gonciar ha marciato a una velocità di 56 orari. Adesso vediamo quanto riuscirà a fare Zulle, che nel primo tratto è andato molto meglio che Gonciar, però bisogna dire che Gonciar va molto meglio nei tratti in discesa e in pianura. Nell'ultimo tratto, di 17 km 600 metri, Gonciar ha marciato una velocità di 55 km orari ed è completamente pianeggiante. Quindi... Ed eccoci con Guerini. Vogliamo ritornare su Zulle, se è possibile, proprio per analizzare non solo il fatto tecnico, mentre ecco che vedete Guerini all'intermedio. Non solo il fatto tecnico, ma anche i rapporti e la bici. Ma i rapporti, anche Zulle monta un 55-11 come massimo rapporto e sta andando... Quanti con metri sviluppa per pedalata? 10 metri e 500 per pedalata. Ed ecco la classifica parziale, finale naturalmente, Gonciar, l'ucraino, ha un vantaggio di 1 minuto e 6 secondi su Dominguez, uno specialista, lo spagnolo Dominguez. Boscardin terzo a 1.19, ricordiamo che Boscardin, quando ancora era italiano, da azzurro ha vestito parecchie volte la maglia nella nazionale della 100 km, quindi uno specialista in corse di questo tempo. Sentiamo Bulbarelli. Località Santa Croce, 14° chilometro di gara, attenzione, Zulle ha già rosicchiato a Pantani 1 minuto e 23 secondi, ripeto 1 minuto e 23 secondi ha limato Zulle a Pantani al 14° chilometro, a voi. Quindi hanno superato il Gran Premio della Montagna, si stanno avvicinando all'intergiro che è posto al 22° chilometro, mi sembra che stia pedalando molto bene Tonkov. Cassani. Sta pedalando bene, però sta sorprendendo, sta andando fortissimo Zulle, sta mettendo a profitto questo tratto in leggera discesa, 1 minuto e 20 vuol dire che dopo 30 chilometri o poco più potrebbe raggiungere Pantani, quindi rosicchiargli 3 Tonkov, minuti. Tonkov all'intermedio, aspettiamo che Radio Informazioni ci dia l'esatto passaggio. Sergei Gonciar, vedete 26 e 27, il miglior tempo. Sta andando molto bene, Pavel Tonkov è secondo a 1.40 da Gonciar. Gonciar
è uno andato... specialista, attenzione, Gonciar non ha nulla da perdere in classifica generale, ormai le sue ambizioni si sono concluse, mentre riepiloghiamo all'intertempo Gonciar 26 e 27 contro 26 e 28 di Tonkov, 26 e 50 di Dominguez, 26 e 54 di Kamenzin, Forconi 27 e 07, Savoldelli 27 e 19, mentre arriva il francese Luc Leblanc. Pantani nei primi 14 chilometri ha perso poco più di 5 secondi al chilometro, vuol dire che potrebbe perdere 3 minuti e 20 secondi al traguardo. Quindi il tuo pronostico è 3 minuti e 20 secondi in questa cronometro, quindicesima tappa del Giro d'Italia, tappa a cronometro, mentre ora vedete puntualizzato l'intermedio di Sistiana, Gonciar, Tonkova in seconda posizione. È una tappa a cronometro di 40 km, una tappa a cronometro che possiamo definire vallonata, perché c'è anche un gran premio della montagna. C'è un gran premio della montagna, però sulle ha fatto una media di superiore, penso, a 45 orari, quindi una salita, per modo di dire, un lungo falsopiano che i corridori hanno affrontato con un 46, 48, 15 o 16 rapporto posteriore. Mentre Tonko, vedete, ha una bicicletta, una C41 in carbonio, i rapporti a 46 e 50. Cosa vuol dire C41? È la sigla. Per quelli, è la sigla. Per i non addetti ai lavori, cosa significa C41 e carbonio? Ma carbonio è il metallo, è una lega leggerissima e molto rigida, mentre i rapporti nelle moltipliche anteriori sono 46 e 54, mentre sulla rapporti posteriori dall'11 al 18, quindi 9 rapporti in scala. Una Tonkov che non sta perdendo un po' troppo da Zulli. Io pensavo che perdesse un poco meno, ma adesso sarà interessante vedere all'intermedio, all'intergiro, il tempo di Marco Pantani, per vedere appunto la differenza tra Tonkov e Pantani. Hai parlato di 9 rapporti in scala nella ruota libera. Sì, sono un rapporto solo, che dall'11 al 18 sono solamente 8. Adesso non so se oggi Tonkov monti gli 8 o i 9 rapporti. Questo è il foglietto. Quindi 18 che... possibilità di cambio, e con l'arrivo di Vladimir Belli, mini spot. E ritorniamo in cronaca diretta. Vladimir Belli, un Giro d'Italia veramente esemplare per questo atleta bergamasco, spalla ideale per Alex Zulle, praticamente è il pilota di Zulle in salita. Sarebbe bello per lo svizzero che Belli gli fosse accanto anche in discesa, perché ripetiamo, se la tappa a cronometro è il tallone d'Achille di Pantani, la discesa è il tallone di Achille per Alex Zulle. Sei d'accordo? Sì, non è un discesista Zulle, anche se non penso che, se le strade sono asciutte, troverà grosse difficoltà, e soprattutto col bagnato che ci sono problemi. E dopo Belli arriveranno nell'ordine Laurent Roux, il francese che è stato maglia rosa, mentre ecco inquadrato Marco Pantani. Attenzione, siamo all'intermedio. È estremamente importante il rilevamento dell'intertempo per Marco Pantani. Innanzitutto un giudizio, come ti sembra che stia andando? Sui pedali, scatta come se fosse in salita. È questo il problema. 27:40, quindi 1 minuto e 13 secondi persi nei confronti di Gonciar, che ha il miglior tempo. A questo punto possiamo riepilogare la situazione, mentre ecco inquadrato Alex Zulle. Gonciar il miglior tempo 26 e 27, poi Tonkov 26 e 28, Dominguez 26 e 50, Kamenzin 26 e 54, Forconi 27 e 07, Savoldelli 27 e 19, Boscardin 27 e 25, 27 e 40 Pantani. Bulbarelli. Al 20° chilometro, a 2 chilometri dall'intergiro, Zulle ha recuperato nei confronti di Pantani 1 minuto e 42 secondi, 1 e 42, ripeto, Zulle su Pantani, a voi. Ed eccoci all'intermedio, adesso a questo punto potremo
avere una situazione esatta. Allora, intergiro al 22esimo chilometro, siamo d'accordo? Intergiro al 22esimo chilometro in località Sistiana, quando mancano 17 chilometri alla conclusione. Miglior tempo, come era previsto e prevedibile, quello di Zulle. Quanto ha perso Pantani? Allora, Zulle 25,50, 25,50 per Zulle, 27,40 per Pantani, quindi un primo e 50 secondi il vantaggio di Zulle all'intergiro al 22esimo chilometro, 1,50 il vantaggio di Zulle nei confronti di Pantani al 22esimo chilometro, quando ne mancano 17 alla conclusione. E adesso c'è pianura dove Zulle riuscirà ugualmente ad andare a 54-55 orari, penso che lo prenderà tra una decina di chilometri, e la speranza per Pantani è quella di riuscire a sfruttare il punto di appoggio quando Zulle riuscirà a superarlo. E con Tonkov inquadrato, mini spot. E ritorniamo in cronaca diretta. Zulle a 37 secondi, Gonciar a 38, Tonkov. Poi ripetiamo, il ritardo di Pantani nei confronti di Zulle è di un primo e 50 secondi dopo 22 km di corsa, 17 dall'arrivo. Il che vuol dire quanto, secondo te, mi rivolgo a Davide Cassani, perderà alla fine Pantani? Ma più di 3 minuti. Questo è Rux. Bisogna vedere se riuscirà, appunto, come ho detto in precedenza, a sfruttare il punto d'appoggio di Zulle. Sta andando molto bene Tonkov. Tonkov ha solamente 38 secondi, sta marciando come Gonciar. Un Tonkov che è partito regolare ed è andato fortissimo in questo secondo tratto. Intanto Rux sta lottando per la 36esima posizione, vedete in testa la bandiera della nazionale del corridore che arriva, quindi la bandiera francese, il numero di gara è il 159, Laurent Rux, il tempo di Laurent Rux e la posizione in classifica di Laurent Rux, vale a dire 41esimo, dobbiamo dire, grafica perfetta per seguire in tutti i sensi il corridore che sta arrivando. Allora, siamo ormai dopo Rux, sarà la volta di Kamenzin, poi Bartoli, Noè, Guerini, Tonkov, Pantani e Zulle. Zulle che ha preso il via per ultimo alle 16:19 di questa 15esima tappa a cronometro a Trieste. 15esima tappa, 40 km a cronometro, mentre ora vedete inquadrando Kamenzin che nell'intertempo era andato abbastanza bene. Era infatti, allora Zulle, miglior tempo, 22.50, 25.50, a 37 secondi Gonciar secondo, a 38 Tonkov, Dominguez a un minuto, Kamenzin a un primo e 4 secondi, Forconi a 1.17 e poi a 1.50 Pantani. Kamenzin, e da Kamenzin, campione svizzero, gregario di Tonkov, passiamo al leader della formazione della Mapei, mentre questa è la classifica parziale di questa 15esima tappa. Una 15esima tappa che sino a questo momento cosa ha detto? Ha detto che Pantani sta soffrendo, Tonkov, era previsto e prevedibile. Tonkov sta andando molto ma molto bene e Zulle sta facendo una prova pure lui incredibile, è partito fortissimo. Zulle che appunto stiamo vedendo ripreso dalla telecamera posta sull'elicottero. Un cerotto sul ginocchio destro di Zulle per ricordare lo scivolone dell'altro giorno insieme a Pantani. Molti hanno detto in discesa Zulle ancora troppo rigido, avrebbe bisogno di qualcuno che gli impostasse la curva. In poche parole, di un pesce pilota. Più che altro ha sofferto quella caduta e dopo non riusciva più a scendere, aveva sempre il timore che la bicicletta scivolasse. Intanto vedete proprio l'agilità
di sulle vicino alle 100 pedalate al minuto, ha cambiato in questo momento, ha messo un rapporto più impegnativo. Mentre... Ecco, attenzione, attenzione, Zulle ormai è in vista di Pantani, fra 5-6 chilometri potrebbe raggiungerlo. Sì, tra 5-6 chilometri potrebbe raggiungerlo, una Zulle sempre perfetto, agilissimo, posizione aerodinamica. Anche lui non è fermo come Tonkov, ma ha una resa incredibile. È un gigante. È alto, è molto alto, penso 1,86 m. Gigante a livello ciclistico, naturalmente. Beh, lui ha vinto. Era molto più alto di lui, d'accordo. Però è comunque un atleta di grandi... è molto alto. Sentiamo cosa ha da dirci mentre vediamo Bartoli Bulbarelli. Siamo in vista della galleria di Miramare, 27esimo chilometro. Zulle è ormai a 33 secondi da Marco Pantani, quindi gli ha recuperato 2,27. È a 33 secondi Zulle, a voi. Ed ecco Bartoli sul traguardo, un buon tempo. Allora 46 e 49, il che vuol dire che Bartoli, che veste la maglia ciclamino del leader della classifica a punti, si piazza in terza posizione. Mentre ora ecco l'intermedio di Sistiana. Zulle a 36 secondi, Gonciar a 37, Tonkov, Dominguez a 59, Kamenzin a 1,03. Bartoli a 1,13, Forconi a 1,16, Savoldelli a 1,28, Boscardini a 1,34, Belli a 1,37. Ricordiamo che Pantani aveva un ritardo di 1,50 secondi, mentre sta andando veramente molto forte Tonkov. Ottima la sua prestazione, è riuscito a trovare un ritmo che gli permette di andare a una velocità superiore a 55 chilometri orari, e siamo in pianura, il vento è leggerissimo, quindi non influisce. Quindi Tonkov oggi va in seconda posizione in classifica generale. Sicuramente può contenere il suo distacco nell'ordine di un minuto, e si è superato, perché il suo obiettivo era quello di stare dentro il minuto e mezzo, invece un minuto è veramente poco, perché 40 chilometri sul campione del mondo della cronometro, in carriera ne ha vinte tantissime, e quindi una Tonkov che esce con lo stesso morale, secondo me, di Zulle da questo cronometro, mentre Pantani non sta perdendo abbastanza. Allora Tonkov, che ha finalizzato la sua preparazione proprio in vista del Giro d'Italia, Giro d'Italia nel quale è sempre stato protagonista nelle ultime stagioni, 10 chilometri alla conclusione, vedete, per Pantani, secondo l'anno scorso, primo 2 anni fa. Tonkov, ora siamo nella scia di Zulle, Tonkov che aveva dimostrato già di aver trovato la grande condizione in quella che era la settimana bergamasca, mentre è diventata la settimana lombarda. Nella scia di Zulle che transita sotto il traguardo dei 10 chilometri, sentiamo Cerquetti. Siamo con Michele Bartoli, terzo tempo parziale. Michele, vuole chiaramente l'asciugamano, cambiarsi la maglia. Allora, soddisfatto? Dici sempre che il tuo giro ormai è finito, però in pratica dai sempre il meglio anche a cronometro. Finché ce la faccio vado, ho sempre detto. Chiaramente dico così perché è così, insomma, io non è che sono venuto a per vincere il giro. Chiedetemi di vincere le classiche, ma non il giro. È il Giro d'Italia che ti aspettavi da te stesso o stai andando ancora al di là addirittura di quelle che erano le tue aspettative? Ah no. Io ho detto alla vigilia che volevo far bene la prima parte di giro sfruttando la condizione delle classiche. Insomma, mi sembra di esserci riuscito, poi vediamo. Ecco, questa prova generale come sta andando in vista magari di un tentativo serio per la maglia rosa finale? Ma penso bene, non essendo, diciamo, non avendo preparato il giro, sono ancora con i migliori. Oggi, nonostante tutto, ho fatto un buon cronometro, quindi preparando il giro al 100% penso di poter lottare benissimo con i migliori. Auguri anche per la bronchitella. Linea De Zan. 2,40 il vantaggio di Zulle nei confronti di Pantani, che sta per essere appunto ripreso dalla maglia rosa, mentre vedete Tonkov che sta arrivando verso il traguardo. Auro.
Zulle oramai a poco più di 200 metri, io ho cronometrato 14 secondi da Marco Pantani, le staffette che presidiano la prova di Zulle sono alle costole della macchina della giuria che segue Pantani e tra i due meno di 200 metri, leggero tratto in discesa, 9 km alla conclusione, a voi. Auro, visto che sei da quelle parti, ci puoi dare un giudizio umano su Zulle e Pantani, cosa ti sembrano i due? Beh, guarda, Zulle, come diceva prima Davide, ha una posizione aerodinamica strepitosa, oltretutto è più pesante di Marco, più potente. Marco, io l'ho visto comunque tranquillo, sapeva di non perdere più di tanto in questa cronometro, ha fatto la sua prova dignitosa e io immagino che al traguardo sarà 3.20, 3.30 il suo ritardo, di così non potesse fare. Intanto è arrivato Andrea Noè, vincitore di una tappa, leader della classifica generale per una giornata, sempre perfetto Tonkov. Tonkov vicino al traguardo. Comunque Pantani questa mattina pensava di perdere anche di più di quello che sta perdendo, perché detto, io qua, oggi Pantani. Io non sono uno specialista, perdo più di 4 minuti, quindi non è che stia andando piano Pantani, si quindi intende. Quindi è nei limiti previsti della vigilia. Ecco Pantani questa mattina cosa ti ha detto? Quanto penso di perdere, mentre ecco che Zulle ormai nella scia, la maglia rosa nella scia della maglia verde. Eccoli qua. Con questa ripresa dall'elicottero ormai, ecco, il regolamento dice che un corridore raggiunto deve mantenersi sulla destra, non portarsi nella scia di Zulle. Siamo a 7 km dal traguardo, ecco Zulle che sta per raggiungere Pantani. Scusa un attimo, seguiamo questa scena, ecco le due macchine della polizia stradale, della telecamera, un momento estremamente importante, dobbiamo dire che tutto si sta svolgendo perfettamente nei limiti del regolamento, tutte le moto sono nella scia di Zulle, Zulle riprende Pantani, siamo sotto i 7 km. Ecco, adesso secondo me Pantani dovrebbe aumentare un po' il ritmo, ha un punto di riferimento. Pantani non è un cronome, non è uno specialista, quindi non riesce ad impostare un ritmo costante come Zulle invece che ha proprio la cronometro nella testa. Quindi adesso potrebbe perdere solamente 10-15 secondi, non di più. 6 km alla conclusione, Zulle, il vantaggio di Zulle ormai di quanto è? Vantaggio di 3 minuti e pochi secondi. Ora seguiamo attentamente il comportamento di Pantani mentre sta arrivando Guerini. Interessante anche il tempo di Guerini, anche se ormai siamo con atleti di seconda fascia per quanto concerne la classifica generale. Guerini terzo l'anno scorso, grosso protagonista anche in questo Giro d'Italia, ma ormai la lotta mi sembra si sia ristretta a Tonkov, Pantani, Zulle. Sei d'accordo? Sono d'accordo, però infatti si piazza in 20ª posizione con un 48, vale a dire 2 secondi più del miglior tempo di Gonchar, mentre la regia ci ripropone. Ecco, notate la differenza del fisico di Zulle e di Pantani, naturalmente un fisico da cronoman e un fisico da scalatore, mentre ecco che arriva Tonkov, attenzione, miglior tempo è quello di Gonchar, 45 primi e 31 secondi con una media di 52.718, miglior tempo 45 e 31, grinta di Tonkov, un Tonkov che è andato veramente molto forte oggi. Ora ricordiamo il tempo da battere, il miglior tempo 45 e 31 secondo. Tonkov si piazza in seconda, in terza posizione con un ritardo di 29 secondi e 24. Allora Gonchar, poi Dominguez e Tonkov in terza posizione. Sono ormai alla periferia di Trieste,
ancora compostissimo, perfetto, stilisticamente grande potenza per Alex Zülle, anche se incomincia un po' a muovere le spalle. In bicicletta è messo meglio Tonkov, più aerodinamico. Zülle non è molto aerodinamico, abbastanza, ha una potenza incredibile, potenza che gli viene data soprattutto dalla grande agilità. È un corridore che pedala 95-96 pedalate al minuto, mentre adesso Pantani non sappiamo quanto ha di distacco da Zülle. Ecco, vedete, non è riuscito a tenere, non ce l'ha fatta a tenere il treno di Zülle. Ecco, mi sembra che tu abbia detto una cosa estremamente importante: tecnicamente in sella meglio Tonkov di Zülle, ma Zülle, ecco, notate come sta usando questo rapporto, l'agilità unita alla potenza, mentre Gonciar continua a spingere rapporti incredibili. Ma la potenza è data da forza per velocità, si può fare con imprimendo maggiore forza, quindi con un rapporto più duro, o altrimenti con maggiore agilità. Lui riesce a sfruttare l'agilità e qui sta marciando a 54-55 orari. Bulbarelli. 3 chilometri all'arrivo, Pantani è passato 18 secondi dopo Zülle. Ripeto, 18 secondi in ritardo di Pantani da Zülle a 3 chilometri all'arrivo, 3:18. Il che vuol dire appunto che il ritardo di Pantani nei confronti di Zülle è di 3 primi e 18 secondi. 3 primi e 18 secondi, mentre Tonkov perde da Zülle 1 primo e 18 secondi. Quindi è riuscito a contenere il distacco Zülle, ma come tu mi hai detto in apertura di cronaca, Pantani si aspettava un ritardo del genere. Si aspettava, potrebbe perdere a questo punto altri 20 secondi, perché adesso è pianura, Zülle continua su questo ritmo, mentre Pantani non c'è da fare, non riesce ad andare a 55, anzi fa fatica ad andare a 50. E a questo punto la domanda è: può Pantani recuperare nelle tappe di montagna, vale a dire negli arrivi in salita, nella 18esima e nella 19esima tappa a Pampeago, a Monte Campione, ma soprattutto, mentre vedete la classifica parziale, soprattutto nella 17esima difficilissima tappa, quella di Selva di Val Gardena con il Duran, Forcella, Staulanza, Marmolada, Sella, Cima Coppi, può Pantani recuperare il ritardo da Zülle? Certo che può, però non dimentichiamoci che c'è ancora una cronometro. Questo è già un dato estremamente importante. Pantani può recuperare il ritardo accumulato oggi, anche se tu preannunciavi l'ultima cronometro, quella che precede la kermesse finale a Milano. È un attaccante Pantani, sicuramente dovrà sfruttare le tappe, ce ne sono molte, non si sa mai. Zülle non ha mai affrontato salite così ripide, è un grande specialista della cronometro, oggi l'ha dimostrato, si è difeso molto bene nella salita ieri a Piancavallo, però non è una salita durissima, quindi già da dopodomani potremmo vedere una Pantani attaccare e un Tonkov che potrebbe dargli una mano, perché Tonkov oggi si è difeso in modo splendido a cronometro, ma va molto bene anche in salita. Ed eccoci con le telecamere sul traguardo, le telecamere fisse Zülle a un chilometro a 3 primi e 28 secondi di vantaggio su Pantani. Auro, a te. Ha perso 8 secondi in 2 chilometri Pantani all'ultimo chilometro a 3:25, cioè è dietro 25 secondi da Zülle e quindi 3:25. Sta perdendo 4 secondi al chilometro adesso. 4 secondi che erano previsti, come avevi già annunciato. Sì, Pantani è andato secondo come si aspettava, Zülle uguale, come abbiamo detto sempre, Tonko invece si è superato. Attenzione allora! Zülle secondo, vince Gonciar. Allora Gonciar, il tempo finale di Gonciar 45 primi 31 con una media di 52.718, al secondo posto Zülle a 7 secondi. E adesso ecco Pantani, mentre Tonkov è terzo a 29 secondi. Pantani, vediamo, perde 2:32. 2:25 da Zülle, 3:25 da Zülle.
No, allora, ci deve essere qualcosa che non va. C'è un errore, ha perso 3 da sul... Sì, più di 3 perché è stato superato, 3, quindi sono partiti 3 minuti uno dall'altro, quindi il suo distacco è superiore ai 3 minuti, si avvicinerà ai 3 minuti e 30 secondi. Quindi la regia ci ripropone Alex Azzulle, non ha vinto. Ha vinto Gonciar, Gonciar che in partenza aveva detto oggi vorrei riprendermi la rivincita su Azzulle, Azzulle che lo aveva battuto ad un soffio nel cronoprologo di 7 km, Gonciar che già l'anno scorso aveva vinto alla grande la tappa a cronometro, si è ripetuto. È un grande specialista, quest'anno ha vinto anche un'altra cronometro alla 4 giorni di Dunkerque, si è preparato specificamente per questa prova e questa volta per pochi secondi è riuscito a vincere. Ha sfruttato la seconda parte del percorso, è quello che gli ultimi 17 km li ha volati letteralmente a una velocità superiore ai 55 orari, mentre Azzulle ha mantenuto una velocità costante. Allora attenzione, questo è l'ordine d'arrivo della tappa odierna, Gonciar 45 primi, 31 secondi e 66 centesimi, Azzulle a 7 secondi e 12 centesimi, Tonkova 29 e 24 a 1, 6 e 53, Dominguez, rimaniamo sulla classifica, mentre ecco Dominguez a un primo e 6 secondi, a 1 e 18 Bartoli, a 1 e 19 Boscardina, a 1 e 22 Forconi, a 1 e 38 Camenzin, a 1 e 39 Savoldelli, Casputis a 1 e 51. Poi voltiamo pagina per vedere il distacco finale di Pantani superiore ai 3 minuti, mentre invitiamo Gonciar a presentarsi alla premiazione per le interviste. Allora, il ritardo, vediamo, ecco intanto undicesimo Velo, dodicesimo Kvastia, tredicesimo Strel, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo Sironi, diciassettesimo, diciottesimo Tauler, diciannove Sgambelluri, ventesimo Faresin. Il ritardo di Pantani dovrebbe essere 3 minuti e 25 secondi. 3 minuti 3 e 25. 25. Allora 3 primi e 25, mentre ecco che prosegue la classifica parziale, ci conferma Giovanni Bruno, è ufficiale 3 e 25 il ritardo di Pantani. Allora, un ritardo previsto, si parlava di 4 minuti, ha contenuto il ritardo? Se avesse preso meno di 3 minuti sarebbe stato un successo per lui, ha preso 3.25 nella norma, ora dovrà come al solito attaccare, ma lo ha fatto fino a ieri, ogni volta che ha trovato una salita anche agevole ha attaccato, può trovare in Tonkov un alleato e perché no, un Gotti, un Rebellin, un Guerini, un Zaina, potrebbero essere tutti corridori che potrebbero aiutare Marco Pantani, potrebbero aiutare lo stesso Tonkov, perché a questo punto Azzulle dovrà solamente difendersi mentre tutti gli altri dovranno attaccare. Ma attenzione, c'è un errore, vediamo se ci conferma la regia, l'errore dei cronometristi sulle 44 e 38 con una media di 53.771, poi Gonciar a 53 secondi. Vediamo un po' se è possibile riepilogare questo finalino con suspense. Prendiamola sul ridere. Mentre il castello di Miramare, che notoriamente dicono gli esperti porta male. Allora, il castello di Miramare è costruito nel 1855, ma vogliamo per favore la conferma, vorremmo che i cronometristi ufficiali confermassero questa classifica finale di questa tappa. Sì, la grafica era sbagliata, adesso... vediamo, perché Azzulle, a questo punto il tempo di Azzulle era sbagliato. Quindi 3 e 26 il tempo di Pantani. Comunque
comunque la grafica adesso sta arrivando direttamente dai cronometristi e si stanno consultando, sono proprio di fronte a noi e aspettiamo qualche istante per avere qualche informazione in più, perché sicuramente erano sbagliati i tempi. E Giovanni Bruno laconicamente ci dice: purtroppo non ho altre informazioni, mentre vediamo che continuano a consultarsi i cronometristi. Può darsi che l'errore sia nato dal fatto che solamente gli ultimi 15 sono partiti con un distacco di 3 minuti uno dall'altro, mentre tutti gli altri sono partiti con 2 minuti. Questo può avere indotto all'errore, però appunto adesso aspettiamo qualche istante per avere la classifica aggiornata. Mentre la regia ci ripresenta la maglia rosa, la maglia verde. Allora, 45 e 38, tempo di Zulle contro 48 e 04, il tempo di Pantani. Allora, la classifica generale, naturalmente non ci sono dubbi sulla classifica generale. Zulle incrementa il proprio vantaggio portandolo a 2 primi e 2 secondi su Tonkov, a 3,49 su Pantani, Kamenzin a 4,21, Noè Guerini a 4,21, Noè a 4,34, Bartoli a 4,52. Anche Bartoli è andato molto bene, quinto nella classifica di tappa, un Bartoli che nonostante non stia attraversando un momento ottimale di salute, però si è difeso in modo egregio. E l'unico dubbio adesso rimangono le salite, le lunghe salite. Ieri a Piancavallo ha trovato qualche difficoltà, ma soprattutto che non riusciva a respirare benissimo. Vedremo tra un paio di giorni nelle tappe dove ci sono salite lunghe ed impegnative. Domani si riparte con una tappa di media difficoltà, si arriva ad Asiago. Ecco, mentre i cronometristi al lavoro, mentre dovrebbe essere il tempo di Zulle, uso il condizionale a questo punto, 44 e 38 con una media di 53 e 771, Gonciar 45 e 31 quindi con un ritardo di 53 secondi, Tonkov 46 con un ritardo di 1 e 22, Pantani a 3 e 26. Quindi l'errore. Uso il condizionale in attesa che venga ufficializzata quindi questa classifica. L'errore dovrebbe essere che hanno attribuito un minuto in più, hanno attribuito un minuto in più a Zulle. L'unico errore è stato quello, probabilmente. Zulle con 53 di vantaggio su. Questo è l'arrivo, sì, di oggi e questa è la generale nuova ufficiale. Un minuto. Allora. Ci comunica ufficialmente Gianni Cerquetti che viene confermato l'ordine d'arrivo che vi avevamo dato noi. 44 e 38 per Zulle, 45 e 31 per Gonciar, quindi ritardo di Gonciar 53 secondi. Tonkov è terzo con 46, quindi con un ritardo di 1 e 22. Dominguez 2 minuti, 2 e 11 per Bartoli, 2 e 18 per Boscardin, 2.33 per Forconi, 2.44 per Kamenzin, poi Savoldelli a 2.51, 2.53 Kasputis, Velo a 2.53, il ritardo di Pantani che si piazza in 24esima posizione, 3.26. Quindi siamo stati i primi a comunicarvi questa classifica. Allora, la tappa di domani è la 16esima. Da Udine ad Asiago i chilometri sono 227, attraversando le province di Pordenone, Treviso e Vicenza. Gran Premio della Montagna dopo 152 chilometri a quota 745, Intergiro a Lusiana dopo 163 chilometri, una tappa interlocutoria di avvicinamento alle grandi montagne. Il via previsto da Udine alle 11.10. La classifica generale: Zulle in rosa, 2 primi e 2 secondi Tonkov, Pantani è terzo a 3,48, Guerini quarto a 4,21, Noè quinto a 4,34. E con questa immagine ecco ufficializzato l'ordine d'arrivo di questa tappa a cronometro, con
l'ordine d'arrivo ufficiale, che comunque avevamo anticipato ampiamente e largamente prima dell'ufficializzazione. Zulle rivince dopo il prologo anche questa tappa a cronometro di 40 km. Zulle aumenta il proprio vantaggio in classifica generale, portandolo a 2 minuti e 2 secondi su Pavel Tonkov, che oggi è andato molto bene. Marco Pantani in terza posizione a 3.48, a 4.21 Guerini, quinto Andrea Noè a 4.34. Ed eccoci su Alex Zulle, e su Alex Zulle un giudizio di Davide Cassali. Ha messo a profitto questa cronometro soprattutto nei confronti di Pantani, che comunque è andato secondo le previsioni. Adesso secondo me il giro è ancora ristretto a questi tre corridori, Zulle, Tonkov e Pantani, e secondo me ci sarà grande battaglia già da dopodomani. Domani una tappa non di grande difficoltà, però potrebbe succedere qualcosa, perché adesso tutti i giorni potrebbe succedere l'imprevisto. E a questo punto, con il primo piano di Alex Zulle, vincitore di tappa in maglia rosa, concludiamo la nostra telecronaca diretta. Linea Claudio Ferretti per il processo alla tappa.